Innanzitutto io non riconosco la necessità di eh, definire una propria posizione all'interno necessariamente del sistema dell'arte, anche perché eh, per una serie di eh, situazioni che hanno attraversato la storia della creazione contemporanea eh, dalla fine degli anni Ottanta fino ad oggi, il sistema dell'arte è così come eh, la cultura occidentale ci aveva abituato a immaginarlo, cioè come qualcosa di... E monoculare, monodirezionale e sistemico, piramidale, non esiste più. Oggi esiste eh, più fortunatamente eh, una pluralità di sistemi dell'arte, anzi, una, un vero e proprio arcipelago con interconnessioni eh, che rendono possibile lo scambio e la crescita, eh, grazie anche al passaggio di informazioni e di visioni, ma eh, che garantiscono una forma di. Eh, non dipendenza reciproca e quindi io oh, penso me stesso in transito oh, su qualche mezzo di trasporto un po' di fortuna eh, attraverso oh, vari centri di produzione di questo eh, sistema policentrico dell'arte e quindi il mio ruolo non è sicuramente quello del curatore perché il curatore ha una posizione demiurgica dall'alto e soprattutto quello che è la tradizione teorica della curatela delle mostre, è finita per essere quella che era l'alta tradizione della curatela, che anche aveva un senso um, forte di, uh, di invenzione e di raffinamento del pensiero, ora è diventato qualcosa che non somiglia a niente, è semplicemente una possibilità di carriera alternativa rispetto a chi non ha finito ingegneria o o chi non è riuscito a fare l'artista quindi non sono sicuramente il curatore ma non lo sono principalmente perché non ho niente da curare ecco, mi prendo cura ma non curo e... mi piace molto il termine critico perché per la sua etimologia dal greco crino mai che vuol dire scelgo faccio una scelta io faccio esattamente delle scelte scelgo di occuparmi di alcune cose e scelgo di occupare determinate posizioni in via temporanea e, ma più di tutto, forse eh, cercando di sfuggire anche alla, alla necessità di darmi un'etichetta, mi piace la definizione più fluttuante di studioso dei linguaggi contemporanei eh, che mi permette quindi di mantenere un'osservazione privilegiata sulle produzioni artistiche ma di nutrirle con... Eh, la filosofia, soprattutto la filosofia politica, eh, il mondo del teatro sperimentale e la letteratura, la produzione narrativa di prosa. Degli artisti mi sono sempre sentito compagno di viaggio, mi piace stare nei loro studi, mi piace parlare con loro mentre stanno lavorando a un progetto, ancora di più se stiamo lavorando assieme a un progetto, e Ritengo che gli artisti siano, la, in un certo senso, se non la ragione e il sostegno della mia vita, senza gli artisti il mio lavoro non esisterebbe e io non, non saprei come fare. Però cerco sempre di non, di non avere una relazione gerarchica, eh, anzi mi sento costantemente in debito con loro e non è un modo di dire, cerco sempre di stare dalla parte degli artisti. Perché Penso che questo sia utile eh, prima di tutto a me ma anche a loro. E gli artisti hanno bisogno non di verifiche, non di plauso, ma hanno bisogno di confronti aperti, eh, svolti il più possibile eh, alla pari con chi detiene però un punto di vista esterno rispetto al loro lavoro. Di cosa mi nutro? Mi piace molto questa domanda. Di che cosa mi nutro? E... Beh la mia sensibilità è molto più virata su, sul visibile e quindi tutto quello che entra nella mia mente, nella mia immaginazione attraverso gli occhi è predominante rispetto ad altri sensi, sono per esempio molto uh, poco raffinato rispetto all'ascolto musicale e, e mi minu nutro molto di letteratura. Uh, Credo di leggere molti più romanzi anziché saggi critici sull'arte contemporanea. E leggo molti più saggi eh, di filosofia politica che non riviste d'arte. Tutto questo non per una ragione di snobismo, ma perché probabilmente non riesco a stare fermo. E quindi eh, ho bisogno anche di... Trovare delle, delle corrispondenze, di trovare eh, delle alternative rispetto a prospettive critiche eziologiche che il mondo dell'arte forse un po' confeziona in modo automatico. Non sempre ci sono grandissimi studiosi di cui io eh, ho enorme stima e sono colleghi in Italia a cui devo parte della, della, della mia formazione. Insomma, eh, per cui non, non prendo assolutamente le distanze, però cerco di variare il ritmo eh, e quindi eh, in questo periodo, per esempio, sono molto attento alla filosofia antispecista e a tutte le forme sperimentali dell'anarchismo pacifista che mi sembra possano aprire eh, dei campi di confronto eh, non necessariamente inediti, ma in gran parte inesplorati rispetto a come gli artisti si pongono rispetto a quel campo semantico a cui appartengono, no? che è la realtà dalla, dalla quale agiscono e sulla quale agiscono. C'è un artista che, che amo molto, è anche un caro amico ed è De Maurizio Nannucci e lui ha realizzato un'opera, un bellissimo neon, eh, che, recita, che recita All Art has been contemporary, eh, tutta l'arte è stata contemporanea. E la contemporaneità, la, la qualità di contemporaneo non deriva da una contestualità cronologica, se io adesso faccio un disegnino eh, non divento un artista e quell'opera non diventa un artista un'opera d'arte contemporanea solo perché è stata prodotta nel tempo presente. L'arte contemporanea eh, proprio nella misura in cui eh, fornisce una dimensione interpretativa del tempo presente e una dimensione interpretativa che quindi sposta lo sguardo eh, lontano. Quando questo non avviene, quando l'arte è solo dichiarativa o descrittiva, o nella peggiore delle ipotesi, l'opera del cosiddetto ingegno ha una funzione decorativa, ecco. Mm, non c'è l'arte, l'arte se non è contemporanea uh, forse è qualcosa che possiamo chiamare con un nome diverso. Il miglior modo di frequentare veramente un artista è quello di frequentarlo anche nella sua vita quotidiana e di osservare quello che l'artista fa mentre, tra virgolette, non sta lavorando, quindi mentre sta veramente assorbendo il mondo, per cui ognuno potrà scegliere da sé quali artisti ha. All'opportunità di frequentare e di conoscere, io sono molto fortunato a vivere tra gli artisti, ma non mi sento di dare qui delle, delle categorie.